Partiamo dicendo che le bollette alte le paghiamo anche a causa, anzi direi soprattutto a causa delle politiche energetiche errate portate avanti dall'Unione Europea negli ultimi anni, perché è un falso mito che noi paghiamo le bollette alte a causa della guerra in Ucraina. In realtà il problema nasce a monte e nasce con una transizione ecologica che è stata portata avanti sotto vari punti di vista con una visione di carattere ideologico che ha fatto sì che dismettessimo tutte le fonti energetiche tradizionali senza poi al tempo stesso riuscire ad aumentare il fabbisogno energetico prodotto dalle rinnovabili. Quindi se ad oggi gli italiani si trovano a pagare il gas e l'energia elettrica con dei prezzi alti sono per degli errori di politica energetica senza dubbio nel nostro paese, ma soprattutto per degli errori di politica energetica europea. Quindi che adesso l'Unione Europea ci venga a dire no, guardate, per pagare meno le bollette dovete ristrutturare casa obbligatoriamente, già questa è una contraddizione in termini. Però il punto di questa direttiva green sulla casa è che ci sono una serie di criticità estremamente complicate che riguardano soprattutto il nostro paese, riguardano il nostro paese perché, come gli ascoltatori sanno, l'Italia è una delle principali nazioni a livello europeo per proprietà immobiliare. E questo fa sì che nel momento in cui l'Unione Europea ci obbliga entro il 2030 ad andare a ristrutturare le nostre case per adeguarci alla direttiva che prevede, come hai già detto giustamente, che inizialmente venga raggiunta la classe energetica E per poi entro il 2033 aumentare ancora la classe energetica e entro il 2050 riuscire ad arrivare ad emissioni zero. C'è un problema anzitutto connesso al fatto che la ristrutturazione delle case, al netto degli incentivi che ci possono essere, però viene pagata dal proprietario di case, quindi è un costo, è una tassa occulta che viene messa sui cittadini. Ma poi l'altra grande criticità è il fatto che tante case italiane non possono essere ristrutturate raggiungendo un efficientamento energetico con emissioni pari a zero, perché abbiamo un patrimonio immobiliare, pensiamo ai nostri centri storici, pensiamo anche a tante case nei paesi, nelle province italiane, ma anche nei centri storici delle grandi città che sono state costruite non decenni fa ma addirittura secoli fa, che non è che possiamo immaginare che mettiamo sopra la casa costruita nel 1800 il pannello solare o andiamo ad avere un efficientamento energetico al 100%, e quindi c'è anche una criticità da questo punto di vista. Ecco, tu hai scritto un libro per la tua casa editrice sulla sovranità energetica. Allora, di nuovo faccio l'avvocato del diavolo e mi chiedo, ma non converrebbe anche a noi a questo punto, visto che ormai il trend è quello, no? Abbiamo capito che con la Russia non potremo più avere a che fare, i fossili ormai, comprare per esempio il gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti ci costa di più, che sia quello o che siano altri fornitori. Dobbiamo, se vogliamo sopperire alla mancanza di petrolio russo, andare a prenderlo da altri, dall'Algeria, che non sappiamo bene come ci fornirà. Addirittura c'è chi dice presto ci sarà lì una nuova sorta di primavera araba, rivoluzione colorata, oppure dobbiamo andarlo a prendere al Qatar o altra gente che non è che sia proprio un faro della democrazia, mettiamola così. Ecco, non ci converrebbe allora spingere su questa rivoluzione verde in qualche modo, anche per renderci indipendenti, cioè magari con un piccolo sacrificio, però dopo sei autonomo. Questo è un po' la tesi di qualcuno, che voglio sentire insomma come rispondi. Ma serve, come in tutte le cose, equilibrio. Allora, le rinnovabili è chiaro che presentano dei vantaggi, il fatto che sono delle fonti energetiche che hanno un costo limitato, il fatto che hanno un impatto basso, il fatto che sono energie naturali. Però presentare le rinnovabili come la panacea di tutti i mali, come sta avvenendo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, è assolutamente sbagliato per una serie di motivazioni. Anzitutto perché ad oggi, poi io faccio un'analisi ad oggi, tra 30 anni il contesto potrebbe cambiare, però ad oggi il fabbisogno energetico prodotto dalle rinnovabili è assolutamente insufficiente per andare a coprire quello che è la richiesta da parte tanto dei cittadini quanto delle imprese. Quindi se noi ad oggi avessimo solo ed esclusivamente le rinnovabili, domattina dismettiamo tutti i fossili, entriamo in una situazione di crisi energetica enorme, quindi non sono sufficienti. Non sono sufficienti anche perché nel momento in cui, parlo dei pannelli solari e le paleoliche, che sono le due fonti più conosciute, nel momento in cui abbiamo una giornata banalmente con poco vento o con poco sole, essendo una fonte naturale, in quelle giornate chiaramente il fabbisogno energetico, la produzione di energia alle rinnovabili è inferiore.
ci sono i cosiddetti accumulatori, che sono delle batterie che accumulano maggiore energia nelle giornate in cui c'è più sole e più vento, per poi rilasciarla nelle giornate in cui c'è per l'appunto meno sole e meno vento. Però queste batterie e questi accumulatori non sono ad oggi sufficientemente sviluppati per fare in modo che possano coprire tutto il corso dell'anno. Poi c'è un problema enorme che non viene affrontato, questa è la grande ipocrisia che è connessa al dibattito sulla transizione ecologica, che è il tema della sicurezza energetica. Allora, noi abbiamo detto anche sotto alcuni punti di vista, creandoci dei problemi per la nostra economia, abbiamo detto dobbiamo smettere di prendere il gas dalla Russia per tutte le motivazioni che sappiamo, per la guerra eccetera eccetera, la Russia è brutta e cattiva, quindi non possiamo più prendere il gas dalla Russia, che inciso peraltro abbiamo continuato e stiamo continuando a prenderlo, però in percentuale minore. Dobbiamo rivolgersi ad altri fornitori perché ci siamo accorti per l'appunto che non si può continuare a servirsi alla Russia. Ora noi stiamo facendo la stessa identica cosa con una nazione, nel modo di vedere, molto più pericolosa anche in prospettiva, che è la Cina, e stiamo facendo una transizione ecologica che è sostanzialmente totalmente connessa a quelle che sono le cosiddette terre rare, che sono dei minerali imprescindibili per la componentistica delle paleoliche e dei pannelli solari, di cui la Cina detiene il monopolio, che è un po' quello che poi sta succedendo con le batterie delle automobili, per cui nelle batterie delle automobili serve il litio e il cobalto, e questo litio e il cobalto le miniere sono di proprietà prevalentemente cinese. Allora, qual è il punto? Il punto è che nel momento in cui noi avremo un conflitto, non dico militare, ma di carattere geopolitico con la Cina, e non sto parlando tra 2 anni, 10 anni o 20 anni, ma sto parlando potenzialmente tra 6 mesi o tra qualche settimana, che può essere Taiwan, che è un fatto che può accadere da un momento all'altro, e la Cina in quella fase decide di bloccare l'export per le rinnovabili, noi andiamo totalmente in crisi. Quindi se decidiamo di spingere, come si sta facendo, sulle rinnovabili, ci vuole anzitutto tempo, ci vuole anzitutto gradualità, ma ci vuole ancor prima una filiera che sia una filiera italiana o perlomeno europea che vada a garantire l'approvvigionamento della componente. Cioè tu dici servirebbe qualcuno che... servirebbe produttori di batterie italiane, cosa che noi avevamo un tempo, no? Per le automobili almeno, cioè quando avevamo la nostra industria dell'auto, avevamo tutta una filiera, no? Di un indotto anche, no? Della produzione di automobili, eravamo specializzati in una serie di, appunto, della componentistica, in una serie di forniture di questo genere che oggi non abbiamo più, no? Perché anche perché forse in maniera miope oggi non esiste più un'auto italiana, nel senso che la Fiat sta altrove, però diciamo in maniera forse miope non ha investito a suo tempo, no? Sull'elettrico come invece hanno fatto altre case di produzione, quindi noi siamo rimasti molto indietro da questo punto di vista e mi viene il dubbio che forse noi siamo già condannati per sempre, no? A essere sudditi di qualcuno, nel senso che noi abbiamo rinunciato alla ricerca e alla trivellazione per quanto riguarda i fossili, cosa che invece si faceva molto ai tempi di Enrico Mattei, poi ogni volta viene citata questa figura come una specie di, no, così, di santino, però effettivamente è vero che noi facevamo all'epoca delle trivellazioni e delle ricerche che ci garantivano una certa non indipendenza totale, ma insomma di sicuro eravamo più autosufficienti che adesso, e poi abbiamo smesso di innovare, di costruire, di dare sviluppo, no, alle nostre aziende. Forse abbiamo avuto un'ubriacatura nel corso degli anni 90, primi 2000, per cui c'era questa idea di esternalizzare tutto, no, nell'entusiasmo della globalizzazione, un po' l'abbiamo pagata. Senza dubbio così, quando noi parliamo di sovranità energetica o di sovranità connessa al settore anche di carattere ambientale, ci riferiamo senza dubbio alla necessità di diversificare quelli che sono i fornitori, perché noi abbiamo un problema che questo non è colpa nostra, ovvero siamo una nazione che da un punto di vista di materie prime in determinati ambiti purtroppo ne siamo carenti, comunque ne abbiamo una percentuale minoritaria.
Però al tempo stesso portare avanti delle politiche masochiste come sono state compiute negli ultimi anni significa avere un'assenza di visione. Cioè, penso al tema della trivellazione. Noi siamo passati da inizio anni 2000 ad avere un'estrazione di gas italiano nell'Adriatico di 20 miliardi di metri cubi e siamo passati da 20 miliardi di metri cubi a 3 miliardi. E quei 17 mancanti siamo andati a prenderli da esternamente. Allora, nessuno dice che la produzione di gas italiano può essere sufficiente a coprire tutto il fabbisogno, però ti garantisce, soprattutto in una fase di difficoltà, in una fase di emergenza, di avere almeno una percentuale che è una percentuale che ti può aiutare. Lo stesso dicasi con il tema dei rigassificatori, cioè i rigassificatori che noi eravamo pronti per costruirne altri, ce n'era la Gioia Tauro, che era pronto per essere fatta, Porto Empedocle anche, sono stati bloccati. Questa è stata una visione miope, perché c'è l'ENI che in Nigeria o comunque in Africa prende il GNL, che è il cosiddetto gas liquido, e lo andiamo a vendere alla Spagna, perché la Spagna ha 7-8 rigassificatori. Quindi la nostra azienda di Stato ha il GNL, non lo può utilizzare in Italia, perché in Italia avevamo solamente 3 rigassificatori, di cui peraltro ne funzionavano 2,5. Se non si riesce a recuperare quella visione, mi sembra che sia evidente sotto gli occhi di tutti, a parte, diciamo, chi ha una visione miope, però mi sembra che il coronavirus, la guerra in Ucraina, abbiano dimostrato che la globalizzazione, così come è stata concepita, ha parecchie criticità e ha parecchie problematiche. Se non si entra nell'ottica di una visione per cui nei settori strategici, nei settori di sicurezza nazionale, si ha una visione che sia connessa alla sovranità, il rischio è che poi noi tra 5 anni, tra 10 anni, siamo a fare lo stesso identico dibattito su un altro tema. Per questo anche la riflessione sul nucleare di nuova generazione è una riflessione che può essere aperta. Molti detrattori dicono che il nucleare non risolve il problema dell'oggi e del domani, perché richiede tempo. Senza dubbio richiede tempo, però se noi non iniziamo a fare degli investimenti che abbiano una visione a medio-lungo termine, che guardi tra 10 anni, che Beh, guardi tra oggi vent'anni, sì, poi oggi il nucleare, insomma, è anche un po' più veloce rispetto al passato, cioè noi su questo abbiamo peraltro, ci sono i molto, mini molti, reattori, molti esatto. pregiudizi anche sull'inquinamento, sulla sicurezza. Io cito un esempio su tutti che mi hanno fatto, io non lo conoscevo, l'ho scoperto un po' informandomi, per esempio se ricordate Fukushima, no? Questa questione, no? Lì c'è stato un maremoto terrificante, un tsunami, di proporzioni incredibili. Ebbene, lì non c'è stato in realtà alcun danno causato dalla centrale nucleare, cioè è stato un disastro, ma non, il nucleare non ha prodotto, cioè non c'è stato nulla di simile ad esempio a Chernobyl, cioè noi abbiamo in mente ancora quella situazione lì che influì molto sul referendum, però io ricordo che rimasi abbastanza sorpreso, in effetti, insomma, leggendo gli articoli allora, sembrava, no, che fosse una specie di apocalisse. Poi parlando con Luca Romano, l'avvocato dell'Atomo, che ha questo blog molto Come interessante, lui è un esperto di nucleare, diceva esattamente questo: guardate che a Fukushima non c'è stato un morto prodotto dal nucleare, quindi è una cosa, insomma, che colpisce molto. Senti, io ti ringrazio, devo invitarvi anche se volete, insomma, a leggere il libro di Francesco Giubilei sulla sovranità energetica, perché è interessante, anche se non siete d'accordo, avete un'altra visione, insomma, almeno uno si confronta. Quindi grazie Francesco Giubilei, ci grazie a te, risentiremo Francesco. magari più avanti per vedere le evoluzioni, no, di questa storia. Mi raccomando, se esci che fa freddo, metti il cappotto termico, perché questo è È quello sempre. importante. È importante, la mamma adesso ti dice metti il cappotto termico quando vai fuori, che è una cosa, insomma, noi adesso prenderemo qui tutti un bellissimo cappotto termico, ma perché solo un cappotto? Anche un maglione, una bella canottiera termica, non ce la possiamo fare. Io quasi Esatto. quasi me la farei. Va detto però, lo devo ricordare, insomma, che poi sembra che vogliamo fare le cose in senso unico. E gran parte, insomma, anche della spinta, no, verso la Russia all'epoca, che non è stata, come dire, sì, tutte queste scelte, no, di dipendenza energetica da qualcuno sono un po' miopi, nel senso che poi l'alleato di oggi, per vari motivi, può diventare il nemico di domani o l'avversario di domani, anche se non vuoi, nel senso che poi ti spingono. Fu molto voluta e molto spinta all'epoca da
l'ambito berlusconiano, ovviamente, Berlusconi aveva ottimi rapporti con Putin e spinsero molto per fare accordi con Gazprom, addirittura volevano farli investire proprio qui sul nostro territorio. Non è andata a finire benissimo, anche se a mio avviso è stata una scelta un po' discutibile, quella di tagliare i ponti e forniture con la Russia, perché la politica non si fa con la morale, lo dico sempre, continuo a ripeterlo, adesso ne paghiamo le conseguenze.